Hanno radici nella terra di Pistoia le prime 10.000 piantine che serviranno a ridar vita al Monte Pisano, devastato dall'incendio del 24 settembre del 2018. Il rogo distrusse oltre 1.000 ettari di gran parte della vegetazione sul Serra, deturpando uno dei luoghi simbolo di questa parte della Toscana. A poco più di 4 mesi da quel giorno, l'azienda vivaistica pistoiese Giorgio Tesi Group ha infatti deciso di donare varietà di circa 15 specie di piante della macchia mediterranea a questo territorio. Noi già dall'autunno, che avevamo raccolto l'invito della regione tramite l'assessore De Maschi per dare una mano a poter ripristinare questo territorio che così ci tocca da vicino e ci sta veramente, veramente a cuore. Ci fa enormemente piacere e speriamo che sia da esempio, da stimolo, perché poi sia seguito anche da altri colleghi. Un progetto che, prendendo forma anche in una convenzione con i comuni di Calcio e Vico Pisano per la successiva cura delle piante, ha visto il coinvolgimento anche della Regione, del CNR e della Coldiretti Toscana. Tra le piante scelte per far tornare verde il monte, descritto anche nella Divina Commedia, ed il più votato in tutta Italia tra i luoghi del cuore del FAI, ci sarà simbolicamente anche una speciale varietà di cipresso toscano che per le sue proprietà è in grado di proteggere dal fuoco. È assolutamente importante cercare di aiutare la natura a rigenerarsi prima, perché purtroppo il rischio sul nostro territorio è aumentato molto e quindi misure come questa serviranno a diminuire il rischio e diminuirlo in tempi minori, e questo per noi è fondamentale. È l'inizio della rinascita di questi territori così belli e tragicamente devastati. Proprio il simbolo della rinascita, e proprio il monte è devastato, come diceva il sindaco di Calci, la visione è proprio devastante, però questo è rinascere.